Ciao! In questo video... Scusa, la scopa dietro mi distrae, ma la devo mettere pure io. Ecco qua, possiamo continuare. Sto facendo la musica lì. Vabbè. Chi ha detto? In questo video mi vestirò con voi per andare a scuola. Cioè ti metti il grembiule e sei pronta, no? Infatti, se si vede, ho le occhiaie. Sì, ha le occhiaie a 5 anni, mi sembra giusto. Un po' di occhiaie ce l'ho. E se tu hai le occhiaie, io che ho? I crateri lunari. E... ho un sonno pazzesco. Ah, chi lo dici? Allora, per prima cosa... Per prima cosa, se sposti la scopa da dietro mi concentro, mi distrae, che già fa? C'è il mio amico qui. Come sta andare il tuo migliore amico? Caldo bagno. Ah, il caldo bagno, bellissimo il caldo bagno. Non mi devo prendere i capelli. Non prendere i capelli della bimba, caldo bagno cattivo. Mi sono fatta i primi capelli. Scusa, ma che ore ti hai sciutato? Però dopo mi darò qualche... sotto. Chi ne so perfetti? Cioè solo io quando mi sveglio sembro un pazzo. E in pratica la pettinatura è... ora la spiego. Spiegamela perché non ho capito una cippa. Allora, ho questi capelli sciolti. Sono troppo belli. Con due trecce così all'aria. Le voglio pure io le trecce all'aria. Che partono da qua. Allora senti, me le vuoi fare pure a me per favore? Io ora comincio a mettermi la maglietta, aspetta un attimo. Ah! Magia bambinesca, come ha fatto? Ho sbagliato. Eccomi. L'importante è ammettere le proprie colpe. Brava, sei molto matura per la tua età. Ho sbagliato perché mi dovevo mettere prima il pantalone e poi la maglietta. Vabbè, che cambia, non da retto. La maglietta è questa, con i buchi qui. E non tiene freddo, po'. E qui sotto tiene un'altra maglietta nera che io posso metterla anche così se voglio. Chiara Ferragni, chi? E qui tengo la spalla da fuori e della Dimension Danza. Piccole fashion stylist crescono. E questa maglia mi ricorda ancora che l'ho pagata 30 euro. Con i soldi del Monopoli. Ora metto un attimo il pantalone, aspettate. Vai, scomparsa, è magica. Eccomi. Bravissima, è una maga. Molto bella. E dei leggings semplici neri con i calzini mini, che belli. La moda, signori, lo stile a 6 anni. Io a quell'età sembravo uno scappato di casa. Adesso passiamo alle scarpe prima. Oppure non me le metto. E vai scalza a scuola. Pensa. Pensa che poi se pesti una merda senza scarpe è un problema. Anzi, io mi lavo faccio i denti, secondo me. Ha anche un'ottima igiene orale la bambina. Io a 6 anni facevo morti e feriti. Forse li faccio ancora adesso. Ma che sta succedendo? Bam. Cosa sto facendo? Vabbè. Bam. Non lo so, ma mi sto emozionando. Al video. Allora, c'è la sala. Perché? Non lo so, se non lo sei tu, momenti di disagio. Ecco qui. Pulitissimi. Io avrei spazzolato anche un po' a sinistra, ma va benissimo lo stesso. Adesso... la baby cream. Si trucca pure a 6 anni per andare a scuola. Il mio idolo! È il mio pennellino. Più che un pennellino, quello è un pennellone. Ma, logicamente, mi stanno uscendo anche a me le fasi, i brufoletti, diciamo così. Tu a 6 anni i brufoletti? Ma faccio favore, già! I brufoletti a me non piacciono. Ma Roettien, dove? E quindi li devo togliere. E non è che con la baby cream li togli, massimo li copri. E gli vado a mettere un po' di questo. Cioè, proprio un ditino. Alcune volte la metto anche sul labbro perché io, quando tipo poi vedete che cosa mi vado a mettere sul labbro, si vede molto meglio. Vabbè, ma se lo dici tu non ti preoccupare, noi ci fidiamo. Comunque quel pennellone è pazzesco, cazzo fai questo coso? Vai con spennellate nasali, questa BB cream mamma sparma in donuts. Mi raccomando, sempre su in giù. Io lo stavo spennellando di lato. Scusami, sei un peccato. Mai in sopra giù così va. Cioè, lo devi spalmare così, se lo spalmi così, no, sei una cacchina. Non va bene. No. Sì, ma perché ci stiamo truccando solo le narici e la bocca? Non hai capito? Sto continuando a mettere. Sì, e con sta ripresa si vede proprio benissimo come lo stai mettendo. Oh no, oh sì. Oh, oh, oh. Ecco qua. Oh, queste riprese c'è proprio da Oscar. Treccina, è il tuo posto. Treccina, e levati dal cacchio. È acqua, fortunatamente. Sei spoccata. Si vede? È acqua, me la fine l'acqua addosso. E ora è caduto st'acqua, che ho vinto bagno. È bagnato. Non ti preoccupare, te l'asciugo io.
tanto non si nota se metto i capelli così un po' così nota. Vabbè, se metto i capelli così, massimo posso fare pure un fiocchettino, cioè non si nota. Sono lì, vediamo, 7:54. Muoviti che sennò suona la campanella e fai tardi. E mi vado a mettere questo. Aspettate un attimo. Sì, tanto abbiamo tempo, non dobbiamo andare a scuola, no. La bella delle brosce a ciliegia. Uè, non si spopparizza qui. Perché io ce l'ho anche a cocco e a vaniglia a ciliegia. E la ciliegia. Tiene tutta la gamma, io non ne tengo manco uno. Poi mi vorrò comprare. A parole tue, tranquilla. Comprerare, sì, va bene. Vado a comprarmi gli altri. E comprare uno anche a me. Mi piace quella ciliegia, il mio sa di cacca. Che faccia ho fatto? La faccia da mostro. Ma quanto se ne sta mettendo? Si vede? È rap che ti hai messo tutto la tubetta, sì che si vede. Io dico di sì, tu stai un po' zitto, amico. È zitto, caldo bagno, c'è cheese. Spento. Ah, ti ha spento, muto. E ora devo mettere il grembiule. Lo sapevo che doveva mettere il grembiule, lo sapevo. Noi, quando sentiamo freddo ce lo mettiamo e quando sentiamo caldo ce lo togliamo. Sono rivoluzionari loro. Io, quando volevo levare il grembiule, la professoressa mi urlava. E mi sono messo questa maglia fresca. Tu sei fashion! Io tipo, guarda, ti sto sentendo caldo. E appena arriverò a scuola, già me lo toglierò fuori dalla porta. E che devo mettere a fare? Non devo portare proprio. Brivido! Posso dire che butta vento? Perché prima sono uscita fuori. Cioè, sono le 7 del mattino e tu hai avuto anche il tempo di uscire fuori. Sei il mio mito! Ho visto prima il computer. E non ho messo le scarpe. No, ma si deve levare tutto, anche il grembiule, per mettersi le scarpe. Non se le può mettere senza levare nulla, no. Oh, ah, momento balletto. Prendo un po' la spugnetta. E mocca, ma fa questa spugnetta? E comincio, io le pulisco sempre perché sono scintillanti. Cioè, a 6 anni si pulisce anche le scarpe. Io col cacchio se non me le puliva mamma. Fatto, le ho pulite e ora le devo scommettere. Uè, nuccare, faccio sta quet! Sono seduta, perciò mi vedete mignon. Ah, ecco perché, dicevo io, prima era altissima. La verità. Io così non so zitto, la verità. Non riesco a mettere la scarpa. Vuoi una mano? Vai, la mantengo, spingi! Con calma, non esagera! Ah, è entrata! Allora, questa è la pepettinatura. Sì, troppo bella! Questo è il mio trucco, vabbè, che volete che mi trucca? Io non mi truccassi molto, sono natural. Cioè, cosa volete che mi trucco? Devo mettere il rossetto rosso, no? E chi te l'ha detto? Non ti sbatto. Sapete la maglia della Dimension? Troppo bella la maglia della Dimension. Io dicevo sempre Dimension. Perché tu sei madrelingua. E sentire anche quel cane la baia. Sinceramente no. Rita, gliel'ho detto. Povero cane, che fa? Sta sulla baiata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, tantissimo. Arriviamo a 500 like. Te li metto tutti io. Quanto ce la fate voi? Ciao. Anche a me, lasciate tanti like quanto ce la fate voi. E ciao.